Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. primo dicembre, 16:30, ultimo appuntamento dell'anno dei nostri club house dedicati ai grandi temi del lavoro che cambia. Chiudiamo questo anno con una grande ospite e quindi una puntata di eccezione, perché sarà con noi Cristina Scocchia, amministratrice delegata di Chicco Milano, sicuramente una delle manager Influenti e più rilevanti nel panorama italiano, ma non solo. Intanto, buongiorno Cristina, buon pomeriggio. Buongiorno, a te, Molte, l'invito. Grazie. Eh, chiudiamo con uh, un incontro uh, che si svolgerà come sempre nella formula dell'intervista. I nostri Clubhouse sono dedicati, come sappiamo, ai grandi temi del lavoro che cambia. Oggi parleremo di gender equality e responsabilità sociale, uno dei temi chiave dell'anno prossimo, ma già quest'anno è stato uno dei temi di grande rilevanza. C'è come sempre una folta comunità di appassionati del lavoro, quelli che noi chiamiamo HR Lovers, che ci segue. A tutti il nostro ringraziamento per quest'anno perché ci avete seguito veramente in tantissimi. Ma cominciamo subito, come sempre, mezz'ora, al massimo 40 minuti una pausa nel nostro pomeriggio per alzare la testa, e iniziare a guardare, a pensare e a farci stimolare. Questo è l'obiettivo dell'incontro di oggi. Quindi eh, per introdurre questa chiacchierata gender equality e responsabilità sociale. Eh, riprendo una frase che mi è piaciuta, la ripartenza economica e sociale di questo paese che sta lentamente uscendo una situazione pandemica dove però ancora ci sono alcune incertezze, ma sta sicuramente attraversando un momento di grande ripresa, di grande rilancio. Non si può però basare soltanto su fattori economici, ma c'è bisogno di un cambio di passo da un punto di vista culturale. Uh, un cambio di passo che metta al centro alcuni valori, quali il merito, quindi... Valutare le persone senza uh, fattori discriminanti, uh, senza distorsioni, ma poi soprattutto inclusività, responsabilità sociale e ambientale. Qual è il suo punto di vista uh, rispetto a questi temi? Cominciamo così la nostra chiacchierata. Guardi, questo è un tema che mi sta molto a cuore. Io penso, come lei ha giustamente detto, che la ripresa eh, economica del nostro paese debba sicuramente passare. Attraverso iniezioni di risorse economiche, benvengano eh, gli oltre 200 miliardi che ci stanno per arrivare dall'Europa. Però questo non basta. Perché ci sia una ripresa sostenibile e duratura del nostro paese, è, è necessario e doveroso portare avanti un cambiamento culturale. E questo cambiamento culturale, secondo me, si deve basare su alcuni valori chiave: il merito, il talento, l'inclusione. La responsabilità sociale ed ambientale che tutti noi dobbiamo tenere presente. È ovvio che in questo momento le imprese si trovano davanti a sfide nuove e molto importanti. Questo mondo post pandemico, mi piace definirlo post pandemico perché voglio sperare che il peggio della pandemia sia ormai alle spalle. Ecco, questo mondo post pandemico ci pone diverse sfide: accelerare sull'innovazione, accelerare sulla trasformazione digitale, accelerare sull'omnicanalità. Che ci permetta di cogliere questo fenomeno dell'e-commerce che sta crescendo in maniera esponenziale, la sfida della crescita dimensionale e qualitativa delle nostre aziende. Ma tutto questo non sarà sufficiente se noi non cogliamo la sfida culturale. È importante che si diffonda un modello di leadership che gli americani, comunque il mondo anglosassone, amano definire servant leadership. A me piace definirla leadership di servizio, leadership valoriale. È ovvio che ci sono alcuni tratti della leadership che sono sempre stati validi. Un leader deve avere la capacità di pensare in maniera strategica, quindi deve pensare a 360 gradi con un orizzonte di medio e lungo termine. Questo era importante 20 anni fa e sarà importante fra vent'anni Un leader deve saper prendere decisioni, anche decisioni difficili, anche sotto pressione, senza mai scaricare la tensione, la pressione sul suo team, anzi, sapendo metterci sempre la faccia. Un leader deve saper costruire dei team forti, diversi, inclusivi, motivati, dei team in cui prevalga lo spirito di squadra, dei team in cui il successo collettivo sia più importante del successo individuale. Ecco, queste sono quelle caratteristiche che erano valide in passato, sono valide oggi e saranno, secondo me, valide in futuro. Ma in un mondo che è finalmente più consapevole di quanto sia importante la sostenibilità, tutto questo non basta. Un leader deve avere anche un compasso morale forte, deve avere un assetto valoriale forte e quindi quando parlo di assetto valoriale forte penso a valori come l'etica, la morale, la responsabilità sociale, la responsabilità ambientale ed è per quello che a me è sempre piaciuta l'idea di un giuramento di ippocrate anche per noi manager, così come il medico lega la propria professione a un giuramento importante. Io credo che anche noi manager dovremmo fare una sorta di giuramento di Ippocrate che leghi il nostro operato ad un codice etico più elevato che sancisca in maniera definitiva il ruolo sociale che le imprese possono e quindi devono avere. Perché oggi è tramontata finalmente l'idea che l'azienda debba generare profitto. Certo, l'azienda deve anche generare profitto, deve anche creare valore per i propri azionisti, ma questo non è lo scopo unico. Finalmente c'è più consapevolezza e non è mai abbastanza che i portatori di interesse sono tanti, gli azionisti, certo, ma anche i collaboratori, i clienti, i fornitori, la comunità. Ecco noi leader dobbiamo creare valore, massimizzare valore per ognuno di questi portatori di interesse. Ma se non riusciamo a massimizzare il valore per tutti, allora quello che noi stiamo facendo è dare un ruolo sociale a tutte le imprese, non solo a quelle no profit, ma anche alle imprese no profit. E questa secondo me è la sfida del futuro. E mi permetta di aggiungere, poi concludo, che questo non è buonismo. Innanzitutto spero che tante persone lo facciano perché è giusto dal punto di vista etico e morale. Ma se qualcuno non, non è sufficientemente convinto dal punto di vista etico e morale, bisogna pensare che questa scelta strategica è fondamentale per dare un futuro all'azienda, perché un numero crescente di clienti sceglie prodotti e servizi ad alto contenuto di sostenibilità, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale. Quindi io come azienda o evolvo, innovo e sviluppo questi prodotti e questi servizi oppure perdo questi clienti e se perdo clienti perdo competitività e questo vale sempre di più non solo per i clienti ma anche per i talenti perché i talenti migliori vogliono andare in un'azienda che ha questo assetto valoriale. E infine gli investitori. Gli investitori sempre di più guardano le tematiche ESG. Quindi, alla fine investire sui valori, sulla leadership valoriale è l'unico modo per dare un futuro alla propria azienda. Beh, è veramente interessante. Le do una prima restituzione, eh, è d'accordo nel dire che sempre di più i clienti come le persone che lavorano con noi e per noi ci sceglieranno non tanto in ragione del prodotto o dell'azienda, ma della capacità di identificarsi con i valori di quell'azienda. Cioè sono, sono molto convinto di quello che ha detto nel, nella, nella parte finale del suo intervento, che sempre di più noi consumatori sceglieremo di comprare da aziende con cui ritroviamo congruenza valoriale. Ecco, eh, la, la voglio sottolineare, ma mi piacerebbe un suo commento ancora su questo. Perché questo è un, Guardi, cambio, lei... un cambio sistemico anche nel ragionamento verso il mercato, no? su come ci proponiamo verso il mercato. Questo è un cambiamento culturale pervasivo. La sostenibilità non è una moda, non è che oggi va di moda e quindi ne parliamo e domani scomparirà. Per fortuna non scomparirà, almeno io sono convinta che questa consapevolezza non passerà, non tramonterà come un trend, come una moda. Perché? Perché non solo, come diceva lei, i clienti sono disposti a cambiare azienda, a cambiare brand se non trovano questi contenuti valoriali, sociali, ambientali, ma addirittura hanno dimostrato di essere pronti a pagare un premium price. E questo lo fanno tantissimo i ragazzi della generazione Z ma anche tanti millennials e chi come me non è neanche più millennials. Quindi i giovani hanno fatto da apripista, adesso tutti però si stanno rendendo conto di quanto è importante orientarsi verso prodotti di questo tipo. E mi permetta anche di aggiungere che a livello di talenti è sempre più evidente, i ragazzi ormai non cercano più un posto fisso perché hanno capito che questo è un sogno, un'utopia irrealizzabile, cercano invece un'azienda che li faccia crescere che sottolinei il loro talento, che gli dia un ruolo che è in linea con le proprie aspirazioni, vogliono divertirsi. La mia generazione era un po' più staccanovista, era più pronta a fare una lunga gavetta per raggiungere un lavoro che dava soddisfazione. Le generazioni di oggi, per fortuna, invece desiderano da subito fare un lavoro che li motiva, che dà loro del reward. E questo succede solo in quei contesti meritocratici e valoriali dove si sentono trattati bene come persone. Prima ancora che come collaboratori. Il che significa anche passare da una concezione proprietaria del dipendente, l'azienda ha i propri dipendenti e li considera una proprietà, a una concezione di servizio. Il ritorno sul passaggio che lei ha fatto: no? Del leadership ser al servizio. Ma io ce lo, lo ritrovo anche in questo, uh, in questo ragionamento. Dobbiamo cambiare l'approccio culturale delle aziende rispetto a quello che è il rapporto tra azienda e dipendente. Il dipendente non è mio, non è un fattore, eh, di, non è qualcosa di cui sono proprietario e attraverserà la nostra azienda, eh, percorrerà un, un percorso insieme a noi e noi a loro daremo e da loro riceveremo. Questa logica di servizio secondo me è un altro dei passaggi interessanti. Di questo cambio culturale. Ci si ritrova un po' su questa frase? Sì, mi ritrovo moltissimo. Io guardo, ho iniziato a sostenere, a spingere lo smart working quando sono entrata in L'Oreal, era il 2014, quindi molto prima della pandemia. E sicuramente lo smart working è un modo per aiutare le persone a gestire meglio quelli che sono gli impegni lavorativi con quelli che sono gli impegni familiari, ma la ragione per cui sono sempre stata una grande sostenitrice dello smart working non è solo la conciliazione vita privata vita lavorativa, ma mi sono resa conto da subito che questo era uno strumento per passare da una leadership verticale basata sul controllo ad una leadership orizzontale basata sulla fiducia. Tu controlli chi consideri un dipendente. Tu invece ti devi fidare di chi insieme a te sta facendo un percorso, questo percorso arricchirà te e loro come persone e tutti insieme arricchiremo l'azienda con il nostro contributo. Quindi per me già allora lo smart working era un modo per diffondere questa fiducia, questa leadership partecipativa, responsabile. Ora dopo la pandemia dobbiamo fare ancora un passetto in più, che è quello che proprio prima ho definito la leadership di servizio, la leadership valoriale. In questo momento così difficile, in cui le persone comunque sono scosse da quello che ci sta succedendo, dall'incertezza sul futuro, guardano al leader come una persona che deve prendersi cura di loro. Ecco, io spero che in mezzo a tutti i drammi della pandemia, la pandemia ci abbia lasciato almeno una cosa positiva, e cioè ci abbia insegnato che la leadership non è potere, la leadership è responsabilità. Io mi devo prendere la responsabilità, io mi devo prendere... In carico, devo aver cura delle persone che di me si fidano e che, di me, che a me guardano per essere un punto di riferimento che va al di là del lavoro. Le persone si fidano e si affidano. Io devo dire, ho ricevuto i, più, i messaggi più belli della mia vita professionale proprio durante la pandemia perché erano messaggi di persone che avevano fatto un percorso lavorativo con me e che si affidavano a me perché in quel momento eravamo tutti con i negozi chiusi, la cassa integrazione, ecco in questi momenti il leader si deve far carico non solo dell'aspetto economico, ma soprattutto dell'aspetto umano. Sì, affidarsi. Un'altra parola che ho sentito usare molto in questo intervento è consapevolezza. Eh, eh, abbiamo preso consapevolezza, eh, eh, ritiene che... E oggi possiamo ragionare in questi termini perché c'è stata la pandemia o era un trend già in qualche modo uh, che si poteva immaginare che è stato semplicemente accelerato? Era un trend che c'era già, era un trend che c'era già e che è stato poi ulteriormente accelerato dalla pandemia, ma a me piace pensare ad Adriano Olivetti a metà del secolo scorso come il precursore di questa leadership responsabile. Eh, questa leadership valoriale, questa attenzione al ruolo sociale delle aziende, non le chiamava così, non utilizzava questi termini, però lui è stato un precursore. Seguito poi da tanti altri grandi imprenditori e manager italiani. Poi è arrivato il famosissimo Celeberrimo libro, Corporate Social Responsibility del Kotler nel 2005, tanti altri ne stanno arrivando adesso. Però è un movimento che ha radici lontane. Ora bisogna fare in modo che non sia più un movimento di avanguardia, di pochi eletti, di pochi illuminati. Ora tutti dobbiamo abbracciare questo nuovo universo valoriale. Sì. Eh, uno dei rischi quando parliamo di valori e di etica è che poi alle parole non seguono i fatti. Quindi uno dei grandi temi oggi è di essere sinceri e autentici. Eh, ecco, credo che questo eh, sia in un mondo dove poi se si scivola, tutti sono lì a ricordarti che hai sbagliato. Credo che sia uno dei, dei, punti, dei punti di attenzione. Eh, autenticità, sincerità, aggiungo un'altra cosa, anche comunicazione interna. Uh, sui temi della comunicazione interna avete fatto tanto, ma il, tuo punto, il suo punto di vista rispetto al tema sincerità, autenticità e parlare con le persone, coinvolgerle, farle sentire parte, in questo senso includerle? Guardi, è un tema fondamentale perché come dicevamo prima, se tu vuoi basare la tua leadership sulla fiducia, devi permettere alle persone di conoscerti, le persone si possono fidare di te se ti conoscono, se conoscono quella... Quella persona che sei, non solo quel leader o quell'amministratore delegato, ma la persona che tu sei. Quindi devono poter avere una comunicazione che sia trasparente, autentica, non filtrata, tempestiva. Io guardi, ho passato, come tanti, eh, delle giornate molto difficili a marzo dell'anno scorso. Noi siamo un retailer, abbiamo quasi mille negozi in oltre 27 paesi nel mondo. A marzo dell'anno scorso, nel giro di pochi giorni, abbiamo dovuto chiudere il 99% dei nostri negozi e mettere in classe d'integrazione 7.700 persone. Non è una decisione facile, però in quel momento era l'unica decisione possibile. Quindi la decisione di per sé l'ho presa in un minuto, perché purtroppo non c'era alternativa. Invece alla comunicazione abbiamo dedicato veramente tanto tempo. Ho voluto personalmente informare i leadership team, tutti i capi funzioni, ho voluto partecipare funzione per funzione, paese per paese. Al meeting in cui con le risorse umane abbiamo comunicato questa decisione, perché volevo che le persone sentissero che per me era un impegno quello di attraversare la crisi, attraversare la pandemia con un compasso morale forte, mettendo le persone al primo posto. E devo dire. Una delle cose di cui sono veramente molto orgogliosa è che noi durante la pandemia abbiamo fatto squadra e nei fatti, e qui ritorno alla sua domanda sulla autenticità, noi nei fatti abbiamo messo le persone al primo posto. Innanzitutto chiudendo i negozi prima che fosse obbligatorio per legge perché in quei giorni si sapeva benissimo che questa purtroppo non era una banale influenza. E quindi siccome noi non avremmo voluto essere nei negozi, tutti i nostri dipendenti che lavoravano nei negozi abbiamo detto non è sicuro che stiano lì. E quindi abbiamo chiuso prima ancora che fosse obbligatorio per legge. Non solo, ci siamo ritrovati dei paesi come il Medio Oriente, come l'India, che non hanno messo a disposizione la cassa integrazione, oppure dei paesi come l'Italia che l'hanno messa a disposizione. Ma con i tempi biblici e con un tetto massimo molto basso, per cui spesso i nostri collaboratori si ritrovavano a casa con la metà, col 60% dello stipendio. E se lei è una famiglia con due o tre figli, vivere con la metà dello stipendio non è facile. E quindi noi ci siamo detti: è vero che in questo momento siamo in difficoltà, perché non abbiamo fatturato, perché i negozi sono chiusi, però noi garantiamo a tutti il 70% dello stipendio. Che vivono in un paese dove c'è la cassa integrazione alta, che vivono in un paese dove la cassa integrazione è bassina, o che vivono in un paese in cui proprio non c'è neanche la cassa integrazione. E questo è stato, se vuole, un esempio concreto di come si deve essere autentici in questo momento. Ma le faccio un ultimo esempio: a un certo punto abbiamo deciso di chiudere anche l'e-commerce, e devo dire, nel momento in cui hai tutti i negozi chiusi, L'unica cosa che cresce è l'e-commerce, che è l'unica tua fonte di fatturato e profitto, e tu decidi di chiuderlo. Onestamente, vai un po' controcorrente. Però io mi sono chiesta appunto guardandomi allo specchio: ma io sono sicura che in questo momento in cui le bare escono da Bergamo sui camion dell'esercito, in questo momento in cui vediamo che negli ospedali mancano i dispositivi di protezione individuale, ma io sono sicura che chi fa i pacchi chi li spedisce, chi li consegna nei furgoncini o in bicicletta. Sono sicura che queste persone hanno questi dispositivi di protezione individuale, perché non si può rischiare di ammalarsi, magari di finire in terapia intensiva per consegnare un prodotto di cosmetica. Perché per quanto io voglia bene la cosmetica che mi ha dato da vivere negli ultimi vent'anni non è un farmaco, non è il pane quotidiano. E quindi abbiamo avuto il coraggio di chiudere l'e-commerce per quasi un mese, azzerando l'unica fonte di profitto e di fatturato, però siamo rimasti fedeli al principio di mettere le persone al primo posto. Perché le persone che siano tue collaboratrici o collaboratori, che siano collaboratori o collaboratrici dei fornitori, comunque vanno protette sempre, a qualunque costo, senza se, senza ma. Non, non c'è dubbio, mi ritrovo pienamente anche negli esempi. Ehm... Ho sentito per la seconda volta usare l'espressione compasso morale forte. Me la porto a casa come l'altro spunto su un giuramento di Ippocrate per uh, i, i manager. Ecco, su questo punto del giuramento di Ippocrate sarebbe bello provare a iniziare a scriverlo. No? Magari ci sentiremo in un'altra occasione perché credo che sia davvero uh, uno, uno spunto, uno stimolo rilevante. Uh, faccio qualche altra domanda, poi... Eh, abbiamo ancora una decina di minuti, un quarto d'ora, ma è un incontro eh, davvero piacevole, quindi cerco di, 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 di raccogliere e stimolare qualche altra eh, riflessione. Eh, ha parlato di team diversi eh, per includere persone, magari di generazioni diverse o con competenze diverse o con storie diverse. Io credo che questo sia un altro dei grandi temi del prossimo futuro, ma già dell'attualità, no? Valorizzare le diversità anziché lavorare solo sull'uniformità. Assolutamente sì. Qui il problema non è solo un problema di inclusione, è proprio un problema di valorizzazione. Le squadre sono forti solo quando sono diverse e sono diverse non solo a livello di gender, ma anche di nazionalità, di cultura, di orientamento politico, sessuale, religioso. Di... Quando le persone veramente sono complementari, ne nasce un team fortissimo, che poi è facile motivare e spingere a dare il meglio. E qui, onestamente, io non credo che sia una questione di quote, non credo che sia una questione di scorecard, credo proprio che sia una questione di capire, di interiorizzare il fatto che è solo la valorizzazione dell'unicità di ognuno di noi come persone che può portare la squadra a vincere. Non c'è dubbio. Eh, da un punto di vista invece delle pratiche o delle buone pratiche che avete messo in campo eh, durante questo anno, questi anni eh, così difficili, ma che sicuramente vorrete tenere anche per i prossimi anni, da un punto di vista delle buone pratiche ad esempio sulla gender diversity o su come eh, le persone le stiamo portando verso questa nuova normalità. C'è qualche esperienza, qualche eh, diciamo, storia che volete raccontarci? Guardi, io innanzitutto la ringrazio per avermi chiesto del tema della gender diversity perché ovviamente mi sta molto a cuore per, per ragioni abbastanza evidenti, però se posso mi spendo sempre per questa tematica perché è una questione di nuovo etica e morale. C'è una frase bellissima di Seneca, Seneca dice «la fortuna non esiste». Esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. Ora, fino a prova contraria, il talento è equamente distribuito tra uomini e donne. Quella che non è equamente distribuita, non ancora, è la possibilità di dimostrarlo. Quindi noi donne non abbiamo bisogno di un aiutino, noi donne abbiamo semplicemente bisogno di avere pari opportunità di dimostrare se valiamo o no. E il fatto che ci sia solo il 5% di amministratori delegati donne, solo il 20% di primari donne, solo il 30% di dirigenti, mi fa pensare che queste pari opportunità non ci siano. Quindi quello che per me è importante, in Chico, ma in tutte le altre aziende in cui ho lavorato e lavorerò, è offrire veramente pari opportunità a tutti. E se allarghiamo poi il discorso oltre l'azienda, anche qui... C'è bisogno di un cambiamento culturale. Innanzitutto, innanzitutto dobbiamo far capire che all'interno di una coppia, entrambi i partner hanno pari diritto di realizzarsi nel mondo lavorativo. Secondo, dobbiamo favorire una più equa ripartizione dei carichi familiari, perché oggi l'ISA ci dice che l'80% di tutto ciò che è figli, casa e anziani... È sulle spalle delle donne, che significa dalle 3 alle 6 ore di lavoro in più tutti i giorni, come dire faccio un doppio lavoro. Terzo, in Italia mancano i servizi: mancano gli asili nido, mancano le scuole a tempo pieno pubbliche, mancano tutti quei servizi di sostegno alle famiglie che, ad esempio, in paesi vicini come la Francia, invece ci sono. Infatti l'andamento demografico è ben diverso e poi noi aziende dobbiamo fare la nostra parte. E qui mi riallaccio alla seconda parte della sua domanda. Noi aziende ci sono tanti modi per carità, ognuno non esiste una ricetta universale, ma secondo me noi aziende non dobbiamo iniziare a fare le scorecard. Noi aziende dobbiamo semplicemente dire si mette come unico parametro il talento, il merito, il potenziale delle persone e secondo me in questo modo si atterra in maniera naturale a un buon 50-50. Se io guardo il mio leadership team, ci sono sei donne e quattro uomini, ma non perché in tutti i processi di recruitment mi sono fissata a questo obiettivo, ma semplicemente perché come diceva appunto il buon Seneca, se il talento è equamente distribuito e tu metti pari opportunità per tutti, ti ritrovi magari una volta 6 a 4, una volta 4 a 6, ma certamente non 9 a 1, o 9,505, insomma, questo mi sembra è, chiaro. è un fatto di statistica. Allora, è un, un, fatto gio un giorno la inviterò a visitare la nostra sede perché troverà quella frase esattamente scritta nel nostro muro. Non esiste la fortuna, Bellissima. esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione. È una frase che ci ha sempre ispirato e mi fa piacere oggi ritrovarla nella sua, nel suo discorso. Uh, temi ambientali, invece, andiamo in conclusione, abbiamo ancora 5 minuti. I temi ambientali, poi la seconda domanda che voglio farle è questa. Eh, guardiamo al 2022. Eh, inizia un anno sicuramente importante, no? eh, ha ricordato prima eh, la dotazione e la provvista che sarà immessa eh, nel mercato, comunque a disposizione di aziende, pubblica amministrazione per riformare e rilanciare questo paese. Ma, quali sono, dal suo punto di vista, i due o tre temi chiave del 2022 per quel che riguarda impresa e lavoro? Guardi, io credo che ci sia da spendere bene, iniziando proprio da quest'anno e poi ancora di più dal 2022, i fondi del PNRR. Sono risorse ingenti, non ci capiterà, almeno alla nostra generazione non capiterà di avere di nuovo tutte queste risorse. E noi non solo abbiamo tutte queste risorse, ma abbiamo un debito pubblico che era già alto prima della pandemia, adesso insostenibile. Quindi l'unico modo per rendere sostenibile questo debito pubblico è usare le risorse che sono in arrivo dall'Europa. Per generare una crescita che ci aiuti a recuperare quei gap di investimento che noi abbiamo iniziato ad accumulare alla metà degli anni 90. Perché noi non siamo in crisi adesso perché c'è il COVID. E noi, se, se lei pensa, no, diciamo, abbiamo sentito dai virologi negli ultimi due anni che il COVID è tanto più aggressivo e tanto più letale, è tanto più il paziente è fragile. Questo vale per i pazienti, ma vale anche per i paesi. La pandemia è stato uno shock comune, ma non simmetrico, fortemente asimmetrico. Su paesi come l'Italia ha un impatto molto forte perché la nostra crisi economica, la nostra stagnazione della produttività è iniziata a metà degli anni 90, quando noi abbiamo capito in ritardo tutto quel trend di innovazione trasformazione tecnologica che altri paesi, anche vicini a noi, per non parlare sempre dei soliti noti, Cina e Stati Uniti, avevano capito e avevano iniziato a porre in essere quindi noi abbiamo iniziato a accumulare allora un ritardo adesso questo ritardo è stato aggravato dalla pandemia abbiamo però una possibilità unica usare queste risorse colmare questi gap di investimento metterci da parte nostra una grande voglia perché ci vuole fiducia e ci vuole quell'assetto valoriale di cui abbiamo parlato a lungo oggi perché tra i fondi economici L'assetto valoriale, la fiducia, la determinazione, questo paese ha una chance unica non solo di recuperare quello che si era perso negli ultimi vent'anni, ma veramente di tornare a essere un paese leader in Europa e nel mondo. Io sono molto ottimista. Io credo che l'Italia abbia veramente in questo momento storico tutti gli ingredienti che ci possono portare a riagguantare la crescita, ma non quest'anno con un 6% che è dovuto all'effetto rimbalzo, perché tanto vai giù nel 2020, tanto più vai giù nel 2020, tanto più rimbalzi nel 2021. No, no, io sto parlando di crescita vera, perché c'è la possibilità per noi di agguantare una crescita vera, però dobbiamo fare in modo che sia sostenibile a livello sociale, a livello ambientale e a livello di inclusione a 360 gradi. Bene, veramente grazie, siamo arrivati in fondo a questa bella intervista piena di stimoli eh, e poi di una bella energia che ci dobbiamo portare a casa oggi. Allora voglio ringraziare tutti, ringraziare anche lei per questo intervento, uh, chi ci ha seguito durante questa, questo pomeriggio, ricordare a tutti che l'ultimo appuntamento non dei Clubhouse perché oggi finiscono, tornerà nel, torneremo nel gennaio del 2022. L'ultimo appuntamento in diretta con i nostri programmi è per il 15 di dicembre, dalle 15 alle 16, ma poi a tutti quanti manderemo l'invito perché anticiperemo un po' tutto il palinsesto del primo semestre dell'anno prossimo. A tutti grazie, grazie ancora a dottoressa Scocchia e in bocca al lupo per quest'anno che sta per finire e per l'anno prossimo. Grazie, buona giornata. Noi di Chico Milano crediamo nell'empowerment femminile. Mettiamo al primo posto il benessere delle donne, sempre. Nel pieno rispetto dell'ambiente e del pianeta. Sosteniamo la divulgazione scientifica e la ricerca contro il tumore alla cervice uterina insieme alla Fondazione Umberto Veronesi. Solo nel 2021 abbiamo raggiunto oltre 3 milioni di persone. Aiutiamo le donne vittime di violenza domestica, supportandole nelle loro piccole e grandi battaglie quotidiane. Abbiamo donato un milione di nostri prodotti alle famiglie in difficoltà attraverso Banco Alimentare. Crediamo nel preservare il nostro pianeta, la nostra casa, attraverso un impegno concreto e quotidiano. Scegliamo di essere più consapevoli, più sostenibili, riducendo l'impatto ambientale. Dal 2022 i nostri negozi e la nostra sede saranno alimentati solo da energia verde. Entro il 2025 il 100% dei nostri fornitori dovrà rispettare i nostri stessi canoni di sostenibilità e il 50% del packaging dei nostri nuovi prodotti dovrà essere sostenibile. Noi di Pico Milano vogliamo davvero fare la differenza insieme.